Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Beh, oggi abbiamo diverse cose da dire perché siamo al 31 d'agosto, domani alle ore 20 chiuderà anche questa sessione di calciomercato estivo e noi siamo qui, no, a interrogarci e a cercare di capire quello che è stato il mercato della Juve, cercare di decifrarlo, di comprenderlo, perché è stato un mercato veramente molto particolare, non prendiamoci in giro. Ce l'aspettavamo? Chi sì, chi no? Io mi aspettavo leggermente qualcosa di diverso, ma non nel senso che mi aspettavo chissà quali colpi, però credevo, ero davvero convinto che la Juventus potesse fare almeno una cessione importante, uno tra Chiesa, Vlahovic o Bremer, che viene messo dentro perché è uno dei giocatori con la valutazione più alta all'interno della rosa della Juventus. Beh, mi aspettavo di non vederlo più alla Continassa, invece sono rimasti per il momento tutti e tre. Vedremo se rimarranno effettivamente fino a domani sera alle ore 8, ma credo che i giochi siano stati bene o male fatti. La Juve quest'anno si è concentrata principalmente con acquisti odore di Under 23 o comunque giovani giocatori di prospettiva, come può essere stato Facundo Gonzalez che è andato alla Sampdoria di Pirlo, o due giocatori che sono arrivati ieri a fare le visite mediche alla Continassa proprio per aggregarsi all'Under 23. Un solo vero acquisto, che è stato quello di Weah, e alcuni rientri dei prestiti come quelli di Cambiaso o Nicolussi Caviglia, che sono destinati a rimanere alla Juventus e a giocarsi le loro carte. Quindi la Juve va in questa direzione qua e proprio per questo voglio cercare di parlare insieme a voi anche un attimino di quello che è stato il movimento del mercato in Italia e nel mondo. Intanto abbiamo una notizia, ho due grafiche che ho preso da Transfer Market perché ultimamente lo sto utilizzando molto, principalmente per vedere i dati di gioco delle squadre, e abbiamo superato il record mondiale di spesa per sessione estiva, e cioè 7,63 miliardi. Il record era precedentemente del 2019, 7,57 miliardi, e ovviamente la Saudi League è arrivata a mischiare le carte in tavola. Più che altro è interessante vedere quelle che sono le spese per Lega, perché se nel 2019 la Saudi League aveva speso soltanto 70 milioni di euro, quest'anno ne ha spesi 846. E qualcuno potrebbe immediatamente dire: beh, la Serie A ne ha spesi 794, e quindi è una cifra molto vicina a quella dell'Arabia Saudita. Se non fosse che, tra le altre, nel 2019 la Serie A aveva speso oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, quindi c'è una netta differenza rispetto agli ultimi 4 anni. E se guardiamo i dati della Premier League, stiamo parlando di 2 miliardi e 400 milioni di euro soltanto in questa sessione di mercato, che è come inglobare praticamente Arabia Saudita, Serie A, Bundesliga. Meno male se le metti tutte insieme, arrivi ad avere il dato della Premier League, che è una vera e propria superlega. E poi dietro a ruota in Europa ci sono la Liga, che è quella che ha speso di meno in assoluto ed è quella che ha avuto un tracollo peggiore rispetto al 2019. Guardate lì, c'è 1 miliardo di differenza di trasferimento, insomma, non stiamo parlando di due spicci. La Serie A, che comunque ha perso 400 milioni di euro di investimento, la Bundesliga è rimasta sullo stesso valore, così come la Ligue 1, ed è incrementato il valore della Saudi League. Quindi, che cosa significa? Che la Lega che ha subito il maggior tracollo economico da questo punto di vista è la Liga spagnola, poi la Serie A, Bundesliga e Ligue 1 sono rimaste bene o male ferme su quelli che erano i valori di 4 anni fa, e abbiamo avuto un aumento esponenziale di Premier League e Saudi League, che ad oggi sono i riferimenti. C'è da dire però anche una cosa, e cioè voi direte: sì, quindi la Serie A ha speso quasi come l'Arabia Saudita, noi siamo qua a dire ah, la minaccia dell'Arabia, eppure in Serie A spendiamo alla fine gli stessi soldi. In Serie A abbiamo speso perché abbiamo guadagnato, e in Saudi League non si preoccupano principalmente di pagare il cartellino del giocatore, quanto più di offrire degli ingaggi fuori di testa. Quindi noi qua vediamo soltanto i movimenti dei cartellini, non vediamo i movimenti degli ingaggi. Quindi spero che prossimamente possano arrivare anche quei dati lì, perché saranno sicuramente interessanti da vedere. Lì, secondo me, avremo una vera e propria netta contrapposizione tra Premier League, Arabia Saudita e tutto il resto del mondo, perché i veri soldi, i veri ingaggi circolano appunto lì. E vi dicevo, in Italia si è speso, sì, si è speso, però se andiamo a vedere anche un attimino quelle che sono state le spese, osserviamo che il giocatore più costoso che è stato acquistato in Italia è Frattesi dall'Inter in un prestito con obbligo di riscatto, quindi non stiamo parlando di un vero e proprio trasferimento definitivo. Poi andiamo a osservare tutti quelli che sono stati i giocatori che sono arrivati nel nostro campionato o che hanno cambiato maglia. Possiamo osservare che bene o male hanno acquistato soltanto l'Inter, il Napoli, l'Atalanta, il Milan,
e la Lazio. Poi ci sono un po' di acquisti, c'è un acquisto della Fiorentina, un acquisto del Toro, un acquisto della Juve, un acquisto del Genoa e poco altro nei più costosi in Serie A. E allora perché? Viene naturale pensare che abbiamo fatto mercato soltanto le squadre che hanno ceduto pezzi grossi a valutazioni elevate. Il Napoli ha venduto Kim a 50 milioni al Bayern Monaco, il Milan ha ceduto Tonali per circa 70 milioni al Newcastle, l'Inter ha ceduto Onana per 52 milioni allo United, Brozovic in Arabia 18 milioni più altre operazioni, la Lazio Milinkovic-Savic sempre in Arabia 42 milioni, l'Atalanta Højlund allo United ancora una volta 75 milioni. Quindi viene proprio da dire che o cedi o non compri, non ci sono vie di mezzo. E infatti la Juventus che cosa ha fatto? Si è tutelata con un acquisto direttamente per la prima squadra, quindi UEA, e dall'altra parte è andata a lavorare sull'Under 23. Mi viene da dire che paradossalmente sono stati spesi più milioni di euro per l'Under 23, esclusi i riscatti relativi alla prima squadra, piuttosto che acquisti proprio per la Juventus prima squadra. Però che cosa sta facendo la Juve? La Juve sta cercando in questo momento di rinnovare alcuni giocatori anche dell'Under 23. Abbiamo avuto ieri l'ufficialità di Yıldız e oggi abbiamo la notizia che anche Huijsen potrebbe essere prossimo a un nuovo rinnovo. Ha già un contratto in scadenza nel 2027, però la Juventus vorrebbe cercare di adeguarlo per un giocatore da prima squadra e scadenza 2028, quindi un rinnovo di contratto per questo calciatore nel quale la Juventus sembra crederci, e tanto. E quindi la Juve sta facendo questo tipo di ragionamento, questo tipo di osservazioni. Non posso fare il mercato che si facevano negli altri anni, banalmente nel 2019, dobbiamo utilizzare un'altra strategia, dobbiamo utilizzare un'altra via d'uscita. Perché? Perché in questo momento o utilizzi i giocatori che hai nel vivaio, o fai un buonissimo scouting, o ti limiti negli acquisti, o semplicemente fai con quelli che hai. Lo abbiamo visto, o cedi o non compri. E se in Italia si spende tanto è perché si vende tanto. Quindi siamo una vera e propria farm league. Questa non è una novità, però ci hanno sbattuto la verità in faccia proprio con cattiveria e presunzione. Siamo questa roba qui. Però oggi io vorrei cercare anche insieme a voi di ragionare su quella che potrebbe essere la via d'uscita per la Juventus, o meglio la via d'uscita, un ulteriore step per migliorare. Perché io sono dell'idea che questa Juve, per caratteristiche, abbia delle difficoltà comunque ad essere una squadra di palleggiatori. Mi sembra una squadra veramente che deve puntare sull'atleticità, il punto di forza, sul pressing, sulla corsa. Queste sono le facoltà della Juventus, queste sono le caratteristiche della Juventus, e bisogna andare in quella direzione lì. E quindi una sorta di modifica al ruolo, al modulo, dal 3-5-2 che abbiamo visto al 3-4-2-1. Cambia poco, ma cambia tanto. Vi lo faccio vedere con una grafica. Ho fatto soltanto due cambi a quella che potrebbe essere una formazione tipo della Juventus, e cioè Huijsen al posto di Alexandro sul centro sinistra. Huijsen è un giocatore ambidestro, quindi non dovrebbe avere difficoltà nell'impostazione anche con il piede mancino. Non ha ancora esperienza in Serie A, questo è vero, però dato che Alexandro non è irresistibile, mi piacerebbe puntare su questo tipo di giocatore. E Nicolussi Caviglia davanti alla difesa per un altro motivo, e cioè anche Locatelli abbiamo visto che sta facendo molta fatica. Questo è il suo terzo anno alla Juventus e siamo ancora qui a ripeterci le stesse cose, cioè che Locatelli non è mai riuscito a mantenere quelle promesse, quelle aspettative che aveva dimostrato a Sassuolo con un altro tipo di gioco, con un altro tipo di approccio, con un altro allenatore come era De Zerbi. Però alla Juventus non siamo mai riusciti a vedere replicate quelle prestazioni. Secondo me Locatelli nel 3-5-2 davanti alla difesa, se devi fare la guerra, la lotta, è semplicemente perfetto. Se vuoi cercare una fase di impostazione più pulita, abbiamo visto fa molta più fatica perché fa più tocchi, e quindi da questo punto di vista mi piacerebbe provare Nicolussi Caviglia in quella posizione, che per me non è un regista, ma non deve nemmeno svolgere il ruolo di regista, deve soltanto dare un'impostazione più pulita alla manovra, magari partendo anche da dietro. Quindi questa è la formazione tipo della Juventus ad oggi col 3-5-2. Voglio cercare di mostrarvi quanto poco potrebbe cambiare e quanto la Juve potrebbe ottenere tanto invece. Quindi Chiesa che si sposta semplicemente qua, Vlahovic che si sposta qua, Fagioli che si alza sulla linea dei trequartisti, quindi Chiesa e Fagioli come trequartisti, Nicolussi, Caviglia e Rabiot a formare il centrocampo a 4 con Cambiaso UEA, e quindi la Juventus passa da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2, ma ad avere due trequartisti dietro la punta. Questo che cosa significa? Significa che hai più possibilità di sfruttare gli esterni, perché avendo due giocatori molto stretti dietro la punta,
quando un giocatore stringe, l'altro si allarga, perché ovviamente va a calamitare l'attenzione degli avversari su di lui, e quindi gli avversari tenderanno ad andare qua, lasciando libera questa zona di campo. Però abbiamo visto che Cambiaso viene dentro al campo, e sempre secondo lo stesso principio, se un giocatore viene dentro e quindi stringe, crea l'ampiezza per un altro. E quindi se Chiesa deve prendersi questa ampiezza, e quindi va a posizionarsi qua, e quindi libera lo spazio per Rabiot, che va in questa posizione, Cambiaso entra dentro il campo e abbiamo praticamente la possibilità di alzare pure Weah e ad arrivare ad avere sia Weah che Chiesa sugli esterni, nelle loro posizioni abituali, perché sia Chiesa che Weah hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di partire larghi. Abbiamo ancora una volta questo magico quadrato di centrocampisti, Nicolussi, Fagioli, Rabiot e Cambiaso, che va ad aiutare dentro la manovra, e quindi la possibilità di prendere in superiorità numerica dei centrocampi a 3. O 2 più 1 come può essere il 4-2-3-1, quindi una grande facilità di palleggio. Dei giocatori che sono dei veri e propri palleggiatori, perché Fagioli, Nicolussi e Cambiaso hanno assolutamente la peculiarità di poter palleggiare, e Huijsen è un giocatore con un piede educato, in aggiunta a Bremer, a Danilo. Bremer è quello un po' più grezzo, se vogliamo, da questo punto di vista, ma dietro il pallone dovrebbe circolare ovviamente con qualità, sempre se in allenamento poi si vanno a migliorare questi fondamentali. E avresti la possibilità, sia da parte di Rabiot sia da parte di Fagioli, di inserirsi, perché ovviamente poi arrivano dei veri e propri rifornimenti dalle fasce, quindi Weah che va da una parte, Chiesa che va dall'altra, i palloni che vengono messi dentro, Vlahović che attacca un palo, uno che attacca l'altro e l'altro che rimane fuori per la conclusione, oppure si può fare viceversa, si può fare Rabiot che va a attaccare, Fagioli che rimane fuori. Quindi questa potrebbe essere assolutamente una soluzione. Ripeto, non cambia tanto. Perché non cambia tanto, semplicemente Fagioli non parte più come mezzala, parte invece molto stretto dietro a Vlahović insieme a Chiesa, e questa cosa qua aiuta a liberare la possibilità di andare sugli esterni, quindi sia Cambiaso che Weah, e se facciamo il giochino con Cambiaso che entra dentro il campo per lasciare libertà a Chiesa, abbiamo ancora più qualità di palleggio, abbiamo addirittura uno come Rabiot, che abbiamo visto l'anno scorso, i gol nel sangue ce li ha, che può lanciarsi dentro nello spazio o con un inserimento o con un tiro da fuori o appunto con un cross, come in occasione del gol che ha fatto con l'Udinese al 45esimo minuto del primo tempo, Rabiot avrebbe la possibilità di tornare a segnare con continuità. Quindi fatemi un po' sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Secondo me questo approccio, questa modifica puramente tecnico-tattica, che veramente si tratta di un non nulla, perché queste cose le abbiamo già viste fare con l'Udinese, ma si tratterebbe di avere la possibilità di andare a giocare effettivamente con un giocatore in più in attacco, che con l'Udinese era Miretti. Se andate a ragionare la partita con l'Udinese, quello che usciva in pressing insieme a Chiesa e Vlahović era proprio Miretti, in questo caso ci sarebbe Fagioli, poi ovviamente qua ci può giocare sempre lo stesso Miretti. O io vi dico, questa posizione, se proprio dobbiamo puntare sui ragazzi, dato che abbiamo aggiunto Nicolussi, Huijsen, abbiamo parlato di difficoltà di mercato, io qua anche Yıldız ce lo vedo bene per caratteristiche, perché praticamente la Juventus partirebbe con questa formazione 3-4-2-1 con Yıldız in questa posizione qua, e dopo avresti praticamente Rabiot e Yıldız ad attaccare l'area di rigore, Cambiaso dentro il campo, Chiesa e Weah sugli esterni, Nicolussi e Cambiaso insieme a Yıldız e Rabiot ad andare all'impostazione. Perdi qualcosa secondo me dal punto di vista del palleggio, guadagni qualcosa dal punto di vista della fantasia e della concretezza, perché Yıldız è più trequartista rispetto a Fagioli, più attaccante rispetto a Fagioli, quindi è una formazione un po' più pesante, però anche Yıldız in quella posizione, secondo me, per caratteristiche può fare assolutamente bene. Quindi fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, fatemi sapere se secondo voi questa può essere la strada giusta per la Juventus. Ovviamente passa tutto dal concetto che viene provato anche soprattutto all'interno dell'allenamento, però secondo me la Juve non è troppo distante da questa possibilità, anche perché diverse cose le ha già provate.